Le 24 ore di sciopero nazionale dei lavoratori dell'autotrasporto merci contro le modifiche al regolamento CE al vaglio del Consiglio europeo hanno visto anche manifestazioni e presidi in Veneto, a Padova, davanti all'Interporto. Nel mirino innanzitutto le condizioni di lavoro dei camionisti. Se si passasse a 18 giorni di guida e solo 2 giorni di 24 ore di riposo, dicono i sindacati, è evidente il rischio per la salute e la sicurezza. Lo stress psicofisico che viene messo a carico del lavoratore, perché si può pensare già lavorare per una strada con tutte le difficoltà che ci sono, questo comporta fisicamente e psicologicamente dei problemi non indifferenti per quanto riguarda il conducente. Tra le denunce anche quella di una liberalizzazione selvaggia dei mercati nazionali dell'autotrasporto. Chiediamo ovviamente che ci siano regole più precise sull'autotrasporto, che non vengano modificate le condizioni del codice della strada e ovviamente a livello europeo che ci siano dei chiarimenti approfonditi sulla questione dei distacchi transnazionali e del cabotaggio. L'adesione allo sciopero in provincia di Padova è stata stimata, secondo i primi dati, tra il 30 e il 40%. È una vita difficile quella dell'autotrasportatore? È molto difficile, è più la vita che si è sul camion che con la propria famiglia, con i propri figli. Questo è massacrante anche se è rientrata sul lavoro usurante, però non è questo che il massimo che si vuole per gli autisti.